Il bignè. Come si fa un bignè? Con del burro, con dell'acqua, con dell'ale, con del sale, dello zucchero, della farina zero bianca e delle uova freschissime. Incominciamo a fare la pasta grezza o la cosiddetta polenta grezza. Mettiamo il burro, l'acqua, l'ale. Mettiamo lo zucchero, il sale. Lo portiamo al primo bollore. Intanto setaccio la farina. Per fare un ottimo bignè, appena inizia a bollire la massa liquida col burro, verso il burro. Questa fa faccia. Questa fa. Bisogna fare attenzione che non si formano grumi. L'impasto è quasi pronto. Incorporo nella planetaria la polenta, la grezza. Facciamo girare qualche secondo la pasta da solo. Si raffredda un po'. È molto importante mettere poche uova alla volta. E sì. E si inseriscono quando la pasta ha assorbito le precedenti. Dall'inizio all'impasto terminato servono 4 minuti e mezzo. Guardiamo l'impasto. Mettete sul cucchiaio la pasta, la fate scorrere e deve rimanere un triangolo. Voilà. Adesso andiamo a modellare il bignè in un sac à poche con una bocchetta del 10, cioè un centimetro di diametro. Utilizziamo il tarocco oppure la marisa, oppure la marisa, oppure il marocco, oppure rocco. Utilizzerò questo materiale che è siliconico pieno di buchi, perché se lo metto su una piastra normale, il bignè, se è troppo unta, scivola via. Questi buchi la pasta va a ancorarsi, farà una cottura perfetta e lo sviluppo sarà in verticale. Ed ecco i nostri bignè cotti. Guardateli, sono leggerissimi, volano. Volano, ma perché? Perché sono vuoti. Guardate, la crema entra da sola. Crema, 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 eccola qua. Basta chiuderli, i bignè sono già fatti. Con questi bignè possiamo realizzare un profiterole a forma di piramide, un piramide alla forma di profiterole. Questi bignè, che sono a base di cioccolato, vaniglia e gianduia, qua abbiamo una religieuse, che è di stile tipicamente francese, con un pizzo di zucchero e il cestino sopra di fragoline di bosco. E per finire un prodotto tipico tradizionale francese che esce da una nuvola di fili di zucchero, il croquembouche. Provare per credere. Non vi stuzzica solo la fantasia, ma il cervello ve lo fa funzionare al 1000 per 1000.